Allora, eccoci. Adesso dovremmo essere a posto, eh? Dopo varie peripezie che ho avuto con il PC, anche fino a poco fa in verità, adesso dovremmo essere a posto. Ciao a tutti. Allora, in questo video, che cercherò sempre di fare il più breve possibile, parlerò brevemente delle differenze tra archi, legni e ottoni nella composizione. Allora, come dicevo tempo fa, l'ho ripetuto anche più volte chi mi segue nei social, vari Instagram, Facebook, io amo partire solitamente sempre dal pianoforte per scrivere la struttura dell'opera, perché mi permette quello strumento di avere visione in anticipo di come sarà l'arrangiamento, e ho fatto così anche per il brano che sono andato a scegliermi adesso, che è il brano appunto strumentale, lo scoring di Bridgerton, e per il contest indetto da Spitfire Audio. Allora, io l'ho scelto questo perché è parte molto diretto, e cioè l'ho fatto partire io molto diretto perché le immagini parlano di una novella sposa che però non è particolarmente convinta del proprio matrimonio, con l'inserviente che cerca invece di incoraggiarla. Quindi praticamente adesso ci andiamo a sentire la prima parte tutta arrangiata e poi andiamo a dividerci le varie parti tra archi, legni e ottoni. Allora, qui subito partiamo con questo tappeto appunto di archi che ho voluto creare, perché vado subito al punto. Solitamente infatti io faccio questo, cioè dopo aver scritto la parte al piano utilizzo viole, violoncelli, violini, contrabbassi per creare tutto lo sfondo. E nella musica elettronica spesso ci sono i pad che fanno questo, no? Nella musica classica o comunque orchestrale, che tanto amo e che permette di fare qualsiasi genere in realtà, in poche parole possiamo creare una sorta di cielo stellato che faccia da sfondo, perché comunque noi possiamo sì mettere una base statica, cosa che ad esempio ho fatto con questi 70 pezzi di archi simulati. Ed è stata infatti il primo step che ho seguito dopo il pianoforte. Adesso ce lo andiamo a sentire, anzi. Segue fondamentalmente gli accordi del piano. Però poi cosa ho fatto? Ho creato anche un arrangiamento armonico. Chiaramente, perché non possiamo rimanere statici, deve essere tutto molto dinamico e oltretutto dobbiamo capire quanto prima se e cosa andrà a fare il tema all'interno degli archi. Io poi ho scelto che, come spesso faccio, il tema sarebbe stato svolto in linea molto delicata da dei violoncelli e poi ce li andiamo a ascoltare, però accade questo, quindi praticamente che dopo questi 70 elementi ho aggiunto una prima armonizzazione di contrabbassi suonati sempre con l'archetto, che sarebbero questi qui. Poi subentra anche la modulazione. Dopodiché ho aggiunto secondi violini. E poi
tirati leggermente indietro, soprattutto per le prime note. Poi ho aggiunto altri archi ad alto sostegno, una piccola arpa e una patch di orchestra di Best Service, che poi magari dopo ci andiamo a vedere. Però andiamo adesso a selezionare tutte le parti degli archi di cui stiamo parlando. Quindi mi sono andato a riprendere i 70 elementi, i contrabbassi, i secondi violini, gli archi generali che fanno ulteriori armonizzazioni, l'arpa e i temi di violoncello. Andiamoci ad ascoltare come suonano. Ecco, allora, in realtà credo che sia rimasto anche qualche altra cosa. O forse no. No, forse no. Però comunque, ecco, io quello che ho cercato di fare, e lo faccio sempre dopo il piano, è di creare questo sfondo. Uno sfondo però che sia anche ritmato, perché poi infatti ci andiamo a vedere. Subito dopo partirà un'altra patch di Chasey Strings, praticamente, che sono violini sciolti che fanno una parte proprio ritmata. Quindi gli archi che cosa fanno? Oltre a creare, diciamo, una sorta di tappeto mobile volante, ti permettono appunto di esprimerti in modo altamente dinamico e ti permettono anche di capire se già all'interno di questa sessione puoi inserire un tema o un controtema. Io in questo caso ho scelto il tema di violoncelli e poi i secondi violini di cui parlavo, che fanno da contraltare. Quindi se noi adesso ce li andassimo ad ascoltare avremmo questo. Ok, io quello che volevo fare qui quindi era armonizzare, però non mi bastava. Qui entriamo nella seconda fase, che è quella dei legni. Allora, i legni si contrappongono agli archi fondamentalmente per due motivi. Uno, se a livello melodico, se ci sono altri elementi che possono fare da controtemi, e adesso ce lo andremo a ascoltare, e due, a livello anche ritmico, anche qui. E se noi ci facciamo caso, tantissime composizioni di John Williams sono incentrate su questo gioco. Cioè, ci sono tantissimi clarinetti spesso, o anche fagotti, oboe, flauti di panna, flauti giapponesi, che fanno praticamente creano praticamente delle patch a parte. In questo caso, vabbè, io uso dei termini più informatici, però creano delle parti, ecco, mettiamola così, ritmiche che sono diverse da quelle che magari erano seguite dagli archi. Quindi anche lì c'è una sorta di incastro. Se noi pensiamo anche alla musica di Mamma ho perso l'aereo, ci sono un paio di opere che sono basate su questo gioco qui. Cioè, ci sono appunto una serie di clarinetti che vanno al doppio della velocità rispetto a il lavoro svolto appunto da altri violini. In questo caso io mi sono andato a prendere una parte ritmica e due parti, una melodica e una di ricalco al tema di violoncello, fatto sempre con i legni, in questo caso dai clarinetti. Cioè, i clarinetti in questo caso fanno una parte di sostegno al tema di violoncello e una parte invece è una sorta di controvoce. Adesso ce l'andiamo ad ascoltare insieme alla patch
un pochino più ritmica di cui parlavo, che sarebbe questa, anzi, ce la sentiamo subito. Ok, però io ho voluto fare questo lavoro qui. Non mi interessava qui, anche perché purtroppo non avevo troppo tempo a disposizione, non volevo comunque fare un arrangiamento troppo barocco, cioè volevo semplicemente che a livello armonico ci fosse un qualcosa di più suonato rispetto allo sfondo di cui parlavamo prima, che in questo video, diciamo, quello di cui parlavamo prima è il primo passaggio, questo è il secondo. Quando si lavorano i legni si va sulle armonie e su cercare di capire magari se ci sono delle parti che possono essere ritmate diversamente rispetto magari ad altre sessioni che possono avere un altro tempo a livello metrico. Quindi sostanzialmente scappano dagli archi, io amo dire così. Scappano perché emergono di tanto in tanto e oltre al fatto che anche qui possiamo capire se c'è un elemento che magari è di spicco e può fare il tema, è fattibile anche capire se ci sono delle parti che possiamo accostare eventualmente al tema che abbiamo fatto prima, in questo caso con il violoncello. Risentiamo tutto quanto e andiamoci a parlare invece, andiamoci a sentire invece. E in questo caso i brass, ovvero gli ottoni. Allora, faccio una piccola premessa: qui non ce ne sono tantissimi perché non ne avevo necessità, però anche perché il tempo di scena da sincronizzare con la musica era relativamente breve, però gli ottoni sono una vera e propria arma perché permettono di cambiare tono letteralmente da A a B. Cioè tu con un corno francese, magari un ensemble, anzi meglio, poi ce lo andiamo a vedere anche qui, di corni francesi, trombe, tromboni, tube, possiamo appunto effettivamente creare un tipo di effetto suono che innalza tanto l'emotività del brano. Allora, quando ci sono dei temi, di solito sono fatti con poche note, perché gli ottoni lavorano così: se fanno dei temi, fanno poche note che si stagliano solenni e poi magari scompaiono. Quando invece sono di ritmo, a sostegno, solitamente andiamo con i marcati. Infatti qua sono andato a prendermi, o con gli staccati. Infatti qua dicevo, sono andato a fare una piccola parte, piccolissima, solo una sequenza con dei brass che fanno un piano marcato che ce l'andiamo ad ascoltare sempre subito, che è questo. Non è stato neanche modulato in realtà, semplicemente a livello dinamico, le prime due note che sono le due ottave toniche sono state fatte più basse, diciamo come esecuzione, poi il secondo è un accordo ed è stato fatto, suonato con un pochino più di intensività e il terzo ancora di più. Però se noi ce l'andiamo ad ascoltare con tutto il resto, noi ci accorgiamo che qui avevo bisogno di un sostegno per questa parte che si andava a ripetere. Esattamente da qui.
come dicevo prima, da A a B gli ottoni ti fanno questa cosa qua, cioè ti aiutano a far salire tutto il brano di dinamica. Quindi quando appunto noi ci avviciniamo al climax, e qui appunto l'ho suonato in maniera più decisa, ma lo spostamento è dato appunto anche da questa sessione che ora ce l'andiamo a vedere. È fatta da una tromba, un corno francese e un trombone. Tutti e tre gli strumenti sono marcati e da qua appunto nasce la patch di The Orchestra, che è di Best Service come plugin, ed è appunto brass full marcato. Brass in realtà vuol dire ottoni. Volevo andare a prendere oltre a questo anche altri due elementi di questo secondo, di questa seconda parte dell'opera, che qui c'è il tema appunto, quindi ci teniamo gli ottoni e ci teniamo i legni. Ok, allora in questo caso invece qui ci sta un flauto a pieno sostegno, un clarinetto a pieno sostegno, un oboe a pieno sostegno. Sempre ho usato di orchestra per questo tema. Il tema di prima era fatto con il violoncello, qui invece ho usato i legni per diversificare, però è tutto quanto sempre con sustain. E appunto, a proposito di quello che dicevo, che se gli archi fanno uno sfondo e noi creiamo un cielo stellato, le comete sono date proprio dai legni, perché questo tema sfugge di base a questa matrice qui, che ora ci andiamo ad ascoltare. Qua riemerge di nuovo il discorso degli ottoni che salgono e che spostano letteralmente il brano da un certo tipo di intensità a un'altra. E, in generale, appunto, quindi queste tre famiglie lavorano benissimo insieme. Chiaramente ci sono delle parti in cui non è necessario utilizzarne una piuttosto che un'altra. Per esempio all'inizio, se noi riascoltiamo tutto quanto, non c'è traccia di ottone. Nella seconda parte del brano, quando si apre, si sposta appunto l'intensività e l'emotività anche proprio, e quindi si aggiungono appunto gli strumenti di cui parlavo. Però in generale bisogna sempre avere a mente come lavorare e come richiamarci i suoni. Lì è un discorso appunto di esperienza e di studio anche, nel senso che poi comunque non è veramente nulla di troppo complicato. Cioè, io comunque l'ho detto già al primo video che pubblicai, di base sono autodidatta, amo tantissimo questo genere di musica orchestrale, perché scopro ogni giorno di più che permette in realtà di fare tutto quello che si vuole, e questo mondo praticamente consente di esprimere più generi in realtà, ed è il passaggio principale tra musica classica e musica moderna, se lo contestualizziamo con le colonne sonore. Quindi, insomma, ricapitolando, volevo fare questo breve video per spiegare di nuovo un pochino come lavoro dopo essere partito dal pianoforte, e appunto le differenze, le macro differenze che ci sono tra queste tre famiglie che così tanto si vogliono bene. Però
Mi fermo, non vado avanti, perché comunque in realtà quello, le differenze le ho, diciamo, per grosse linee spiegate. Poi chiaramente ci vorrebbe più tempo, però non vado avanti con ascolti del brano. E una cosa appunto che mi corre l'obbligo di dire è che ovviamente in queste famiglie ci sono anche le care percussioni, che però ci sono anche, tra l'altro, le abbiamo ascoltate, però non ne parlo oggi, ma farò un video dedicato a parte proprio per parlare di come si sviluppano, sempre nella musica orchestrale prevalentemente. E adesso che sono tornato comunque con il mio caro PC a pieno regime, spero di riavere di nuovo un pochino di regolarità per le pubblicazioni settimanali. Quindi noi, se tutto va bene, ci si vede mercoledì prossimo, che ho cambiato il giorno. Se vi va, lasciate un like, iscrivetevi al canale e vi lascio qui sotto sempre i vari riferimenti per intanto ascoltare alcune cose che ho prodotto già, anche l'album che sta qui su YouTube, ma anche altri lavori. E noi quindi ci vediamo la settimana prossima, e come sempre ci si rivede tra ispirate note e immagini. Ciao!